il mondo, Edgar Wright. Noi vogliamo bene ad Edgar Wright perché arriva con la fine del mondo, perché in Italia non è mai stato distribuito bene, tanto che l'Alba dei Morti Dementi, Shaun of the Dead, con un bellissimo titolo italiano. Io sono uno di quelli che adora la creatività dei titoli italiani. Roberto Cimpanelli è un mito per me. Voi direte, ma perché è un mito per la loro Roberto Cimpanelli? Perché Roberto Cimpanelli tradusse un film che si intitolava Evil Dead, lo tradusse con La Casa. È un genio uno che fa una cosa del genere, va bene? Non c'entrava praticamente niente, ma ha creato un universo per noi appassionati italiani. È molto importante la traduzione, eh? Vabbè, comunque. Ogni paese ha la sua lingua e l'arte parla, e quindi la lingua è importante. Torniamo ad Edgar Wright, se no Felice mi mena. L'Alba dei Morti Dementi è un bellissimo titolo italiano che cita ovviamente George Romero, il quale adorò al punto Simon Pegg e Nick Frost e Edgar Wright per questa commedia zombie prodigiosa dei primi anni del 2000, che li invitò come zombie nel meraviglioso, ne abbiamo parlato con il grande amico Francesco Lomuscio recentemente, nel meraviglioso La Terra dei Morti Viventi di George Romero. Ci sono Simon Pegg e Nick Frost che fanno degli zombie. Tanto Romero amò L'Alba dei Morti Dementi. Poi Edgar Wright ha fatto Hot Fuzz, è una trilogia questa qui, eh? Si chiama Cornetto. Ogni gusto è un film. Quindi la parodia horror, L'Alba dei Morti Dementi, la parodia dell'action movie, Hot Fuzz, che io adoro, dove c'è un poliziotto molto all'americana, Nick Angel, che è interpretato da Simon Pegg, e c'è invece il poliziotto della provincia, Ciccione. L'interazione tra i due è fantastica, il poliziotto di città, molto americano, molto, molto, molto atletico, perfetto, stressato, che non ha tempo libero, non vuole avere tempo libero, dovrà frequentare questo poliziotto di provincia dove tutto è lentissimo. Era molto divertente questa cosa di Hot Fuzz. Mal distribuiti, L'Alba dei Morti Dementi arrivò solamente in home video. Hot Fuzz fu distribuito proprio d'estate. E La Fine del Mondo arriva adesso, nemmeno hanno organizzato una proiezione stampa qua in Italia, male. Bellissimo il film, ci è piaciuto tanto perché qua c'è la fantascienza, il terzo gusto della trilogia del Cornetto, come la chiamano questi fantastici cineasti inglesi, Edgar Wright, Simon Pegg e Nick Frost. Simon Pegg lo conoscete, è Scotty in Star Trek di J.J. Abrams, è la cosa un po' più mainstream che ha fatto, ma l'abbiamo visto anche in altri film insieme al compagno di strada Nick Frost, che è il ciccione. Quindi il biondino mezzo pelato e il ciccione. Sono stati anche coinvolti nell'avventura di Tintin, Peter Jackson e Steven Spielberg, insomma sono molto amati dall'industria hollywoodiana. C'è da dire che si trovano a casa con Edgar Wright, è il loro regista perfetto, in questo caso la fantascienza. La fantascienza, ma qualcosa che anche ha a che fare molto con Hot Fuzz e L'Alba dei Morti Dementi, il tema principale di tutta la cinematografia di Edgar Wright. E cioè, lo lasciamo lo stadio infantile per noi uomini, lo abbandoniamo quell'età in cui i nostri sogni erano a portata di mano, perché erano lontanissimi, paradossalmente, in cui passavamo le giornate a vedere 6 film di seguito, a ubriacarci con gli amici, a fare stronzate, a fare cazzate, a essere irresponsabili. È un tema molto forte che c'è in tutti i film e che noi maschietti sentiamo molto. D'altronde è un tema classico proprio di un certo tipo di commedia. Ted di Seth MacFarlane, che è un film che abbiamo adorato l'anno scorso, aveva questo classico tema che funziona sempre, e cioè Mark Wahlberg, vai con Mila Kunis o vai con il tuo orsacchiotto Ted, il tuo amico con cui ti fai le canne e con cui vedi per la 20ª volta il Guilty Pleasure Flash Gordon. È chiaro che, seduto a casa, è chiaro che noi maschietti dobbiamo fare delle scelte a volte. Da questo punto di vista l'universo femminile per Wright è sempre un qualcosa che lui venera e che lui rispetta. E ci sono i registi misogini, Paolo Sorrentino, il re della misoginia in questo momento, Christopher Nolan, per come le tratta i personaggi femminili,
Ci sono i registi che amano le donne, io sto con quelli che amano le donne perché io amo le donne. John Landis mi ha insegnato, tra le tante cose nel suo cinema meraviglioso, di quanto è importante la donna. Edgar Wright è sicuramente un regista che ama molto le donne. Le donne sono sempre un centro di responsabilità, ma anche di, però di allegria, di senso dell'umorismo nei suoi film. Dall'Alba dei Morti Dementi guardate come tratta i personaggi femminili. Quindi, questo mi fa capire quanto lui poi alla fine propenda sostanzialmente per un equilibrio tra questa parte maschile ludica legata anche al fancazzismo, che è una cosa che insomma fa pure bene, ci fa anche bene, e però poi anche il fatto che insomma dobbiamo poi come maschi andare verso un qualcosa di più aperto all'altro, che è anche il femminile. Qui c'è Rosamund Pike, che è un'attrice che io un tempo non amavo, ma da Jack Reacher in poi la amo tantissimo. Perché in Jack Reacher è fantastica ed è fantastica anche qui. Insomma, un gruppo d'amici, c'è quello più sfigato di loro perché è rimasto veramente al fancazzismo, non si è minimamente evoluto o involuto, comunque non è cambiato, lo interpreta Simon Pegg, gli dice: ci dobbiamo ritrovare per di nuovo fare quella cosa folle che volevamo fare da ragazzini, cioè farci tanti pub uno dopo l'altro, 12 pub, 12 pinte, una pinta per ogni pub. E si chiama bar hopping. Bar hopping. Hopping. Si chiama bar hopping. Ed è una. Voi sapete gli inglesi quanto trincano. Wright è bravo perché Wright è uno che parla molto anche dell'Inghilterra. Infatti è interessante in questo, recupera un po' il John Cleese, il geniale John Cleese di Un pesce di nome Wanda. È molto infatti piace agli americani per questo, perché esporta un certo modo di essere inglesi. E quindi Hollywood lo guarda con attenzione perché lui fa questa ironia sull'America, l'Inghilterra, dell'Inghilterra. Lui è ossessionato dalla provincia inglese. Attenzione che qui c'è un poliziotto di questa provincia inglese, è il protagonista di Killer in Viaggio, un film meraviglioso di Ben Whiteley, ciccione e cattivo con gli occhi da maiale, regista inglese che stiamo scoprendo, uno dei più grandi registi del presente. Ha vinto il Festival di Courmayeur. Killer in Viaggio è già uno dei miei preferiti del 2013. Non penso che qualcuno lo toglierà dalla top 10. Lo vediamo qui, il Gingerbread Man, l'uomo rosso cattivo, lo vediamo qui come poliziotto. Insomma, a un certo punto questi qua, lui li convince, Simon Pegg li convince, devono andare a bere di nuovo. Paddy Considine, Eddie Marsan, che ormai è l'attore feticcio di Baroni, che qua fa lo scemo, Eddie Marsan sempre molto capace di passare dalla cattiveria massima, il controllo alla Forrest Gump, qua fa un po' un personaggio da Forrest Gump, e poi c'è Paddy Considine, e poi c'è Martin Freeman, ma c'è Bilbo, c'è il giovane Bilbo dell'Hobbit, insomma, sono belli da vedere questi signori, e poi c'è Simon Pegg, e poi c'è Nick Frost. E Simon Pegg non può stare lontano da Nick Frost. Alla fine anche in questo film stanno insieme i due. E qui arriviamo alla parte anche commovente della video recensione. C'è la fantascienza in questo film. Quindi trilogia del cornetto, un gusto, horror, action, science fiction. E c'è ovviamente terrore dallo spazio profondo, no? Uno dei finali che hanno angosciato di più il piccolo Alò quando lo vide. Donald Sutherland che fa freeze frame. E rimane così. Oh mio Dio, pure lui no. E qui c'è, è ossessionato Edgar Wright, fa sempre vedere questi che arrivano, luce bianca, essi vivono di Carpenter, ci mette dentro di tutto, Ultimatum alla Terra di Robert Wise, c'è un mostro che arriva con la luce dal visore oculare, occhi che non ha. Insomma, è amico di Quentin Tarantino. Quando andò a fare Scott Pilgrim per loro, per Hollywood, dormiva a casa di Quentin Tarantino, Edgar Wright. Anche qui la grandezza sempre di Tarantino, che apre le porte della sua casa ai suoi colleghi, no? Ai suoi colleghi artisti, e dice proprio: state con me, venite, stiamo insieme. E questo è bellissimo, e in Italia non accade. Tra le tante cose che non accadono tra i cineasti italiani, non ci sono queste cose. Fatele, che vi fa bene alla salute. E, insomma, Edgar Wright è un po' come Tarantino, gli piace tanto la citazione pop, ma è molto veloce, e poi c'ha questo stile di narrazione velocissimo. Se non sei particolarmente svelto, ti perdi un sacco di battute. Mi piace questo cinema che, se sei un po' stolido, se sei un po' lento, non ti piacerà mai il cinema di Edgar Wright, perché lui è andato 5 battute più avanti di te, quindi devi essere veramente velocissimo, velocissimo, velocissimo.
non puoi essere lo spettatore della migliore offerta di Tornatore, che è uno dei film fatti proprio per le persone che hanno difficoltà a contare da 1 a 33 in 5 minuti. A me piace, cioè mi affascina quel tipo di produzione, ma è un film proprio un po' per spettatori stupidi, secondo me, proprio un po' decoccio. E infatti c'è avuto un grande successo, perché sai, il mondo è pieno di gente un po' così, quindi si può fare anche cinema per loro. Invece Wright devi andare proprio a 300 all'ora, se no sei perso, e infatti puoi irritare molti spettatori. Felice Bagnato mi fa dei gestacci. Perché mi sono commosso alla fine? Perché lui comunque alla fine arriva alla fine del mondo, e la fine del mondo è la fine del mondo, insomma. Cioè, veramente, qua stiamo dalle parti del post-apocalittico, stiamo dalle parti del... Ma gli amici rimangono. Ma gli amici rimangono separati. Ma cosa succederà? Quindi io ho visto la fine di questo film, ho pensato a quanto voglio bene ad Edgar Wright, gli dico Edgar, a quanto voglio bene alla Big Talk Production, che è questa casa di produzione dove c'è anche Joe Cornish, che abbiamo avuto qui alla NUCT, e io mi ero attaccato alle sue gambone enormi, non volevo che andasse più via, perché amo moltissimo questi cineasti inglesi, il lavoro che stanno facendo in Inghilterra, come collaborano con Hollywood. Edgar Wright ha preso le botte di Scott Pilgrim, che io adoro, non faccio altro che sentire Beck in colonna sonora col mio iPod, c'ho tutta la colonna sonora, meraviglia, sento Ramona in continuazione durante tutta la mia giornata e mi aiuta a sopportare l'Italia del 2013, la colonna sonora di Scott Pilgrim. Qui Edgar è pronto per una nuova avventura hollywoodiana, sto cavolo di film con supereroe al quale sta lavorando con Joe Cornish, con il sodale Joe Cornish della Big Talk Production da anni e anni e anni, sta lavorando a questo film. Edgar, io ti voglio bene, ti abbracciamo qua da 35 mm, vai a Hollywood, stavolta faccela, ma anche se perderai noi saremo sempre al tuo fianco, perché tu sei un cineasta che ci fa venire voglia di dirti che vorremmo essere tuoi amici.